Grande partecipazione da parte dei sindaci, dei tecnici e dei massimi rappresentanti della struttura commissariale per discutere insieme sulle opportunità del PNRR e del Fondo Complementare Sisma per spingere sullo sviluppo dei territori. È stato questo l'obiettivo dell'incontro organizzato dal nuovo presidente del BIM Vomano Tordino Giuseppe D'Alonso, che ha voluto riunire tutte le parti chiamate in causa per pianificare lo sviluppo del territorio. Credo che la missione del BIM sia proprio questa, cioè quella di mettere insieme i territori, gli amministratori, i delegati, i consiglieri per fare in modo che si produca attività, atti, situazioni che vanno a beneficio del territorio. Il BIM è un consorzio di comuni e il suo ruolo è quello di aggregare e trovare gli strumenti per aiutare i comuni stessi. Oggi è la prima dimostrazione, un laboratorio di pensiero, una valutazione per quelle che sono le schede del PNRR, i fondi complementari che a breve vedremo a bando e quindi pronti per essere già idonei a dare delle risposte. L'auspicio del BIM di Teramo, del Presidente, è quello di trovare una formula. Io già ho chiesto al Commissario Legnini di normare la fusione dei due crateri 16 e 2009. Ci sono delle anomalie, ci sono dei baratri che devono essere superati. Io credo che una casa danneggiata a 2009 è simile a quella danneggiata a 2016. Non può essere che la burocrazia stoni e non porti il risultato a casa. Lo scopo dell'iniziativa è stato anche quello di accelerare lo sviluppo grazie ai tanti fondi a disposizione, che devono però essere intercettati tramite progetti e sinergie. Progettarlo per quel che riguarda i due crateri sismici 2009-2016, seguendo gli indirizzi e le decisioni che ormai sono prossime riguardante l'utilizzo del fondo complementare, che per un verso sono state finalizzate a progetti di rigenerazione territoriale, urbana, di infrastrutturazione integrative al processo di ricostruzione, per l'altro provvederemo a destinarle a un sistema di incentivazione alle imprese molto forte, molto significativo, sia per iniziative produttive, di servizi, turistico-culturali e di altro genere, di rilevanti dimensioni, che di micro e piccole aziende. Insomma, oggi illustriamo i contenuti dei bandi che approveremo entro giugno e che saranno pubblicati a luglio.